Siamo nel Regno dell'Ulivo, in comune di Valle dell'Angelo, in dettaglio nella località Valloni, in compagnia del professore Pipolo, che di padre in figlio ancora tiene viva questa tradizione. Beh, non so se è così lunga. Sicuramente questa è un'attività, è la continuazione dell'attività di mio padre, di mio nonno e del padre di mio nonno. Attività che come tale nasce nel 1998 come innovazione tecnologica di un impianto esistente già a Villa Littorio, appunto di proprietà di mio padre e già di mio nonno e di mio bisnonno. Sono certa che gli antichi greci sarebbero molto soddisfatti di tutto questo lavoro, ma che tipo di olive state volendo? La varietà più presente nel territorio è una varietà autoctona, si chiama la Biancolilla di Laurino ed è molto diffusa sul territorio. Come caratteristica particolare ha il fatto di essere a maturazione tardiva, per cui normalmente di questi tempi quando viene raccolta è non troppo matura, piuttosto acerba, e da questa varietà si ottiene un olio particolarmente fruttato, intensamente amaro e piccante e di ottima qualità. La colonna sonora in questo momento, più che il canto degli uccelli e il rumore delle piante di ulivo, mi sembrano sia i macchinari. Ci può specificare meglio come funziona? Bene, il sistema di lavorazione è un sistema di lavorazione continuo che si avvale innanzitutto della pulizia delle olive. Le olive che arrivano al frantoio di solito sono frammesse a foglie, rametti ed altre cose, per cui vengono innanzitutto vagliate allontanando queste sostanze e lavate e risciacquate. Questo è un fatto molto importante perché laddove dovessero essere presenti dei frammenti di polpa di olive danneggiati che potrebbero danneggiare poi, pregiudicare la qualità dell'olio che si produce, questi vengono allontanati, in maniera tale da poter molire solamente quelle olive integre e sane che vengono schiacciate da un molitore continuo a rulli di granito e affinate con un molitore particolare che non esalta innanzitutto caratteristiche negative nell'olio e che provvede a una molitura soft dello stesso, assicurando però al tempo stesso un'adeguata quantità di polifenoli all'interno dell'olio prodotto. Dal suo impianto cola un vero e proprio oro liquido e il mio primo pensiero va alla pizza margherita che si sposa magnificamente, ma per arrivare sulle tavole, che percorso fa quest'olio? Bene, questa struttura molisce le olive della nostra azienda, che è un'azienda certificata biologica dall'AIAB, dal quale si ottiene un olio extravergine d'oliva che noi abbiamo chiamato nativo e che commercializziamo per lo più all'estero, un po' in Giappone, un po' negli Stati Uniti, dove abbiamo riscontrato c'è maggiore sensibilità nei confronti di queste problematiche salutistiche, per cui il prodotto aziendale quasi interamente viene commercializzato all'estero. Non si trascurano però le produzioni locali, nel senso che questa struttura dà agli olivicoltori locali il servizio della molitura, per cui afferiscono a questo frantoio dove moliscono le loro olive e si riportano a casa il loro prezioso prodotto.